La cultura è far sì che i nostri figli possano andare un giorno a teatro per poter vivere la magia della musica, e questo ne abbiamo già parlato. Ma la cultura è un bene comune primario come l'acqua. Come l'acqua proprio. Come l'acqua. Cioè, l'acqua è un bene comune primario, no? I Certo, teatri, le forse. biblioteche, i musei, il cinema sono come tanti acquedotti. Beh, questo non è male, questo bisogna ricordarselo. Acquedotti non è male. Il progetto Più con Zero è nato nel febbraio 2011 a seguito di una serie di ragionamenti che ho fatto con alcuni amici dopo che sono andata in pensione e ho lasciato la direzione cultura della regione. Io volevo comunque continuare a svolgere un'attività che desse una mano alle associazioni culturali e l'idea è stata che in un momento di profonda crisi e di tagli molto drastici al settore della cultura fosse necessario lavorare con le associazioni culturali per aiutarle ad adottare dei punti di vista diversi. Naturalmente delle risorse sono necessarie e l'idea è stata quella di collegarsi con una rete di professionisti che operavano già in ambito culturale, da giuristi a commercialisti a esperti in marketing, in comunicazione, architetti, eccetera, chiedendo loro non naturalmente di darci dei soldi per aiutare le associazioni culturali, ma di darci delle ore di lavoro gratuite che noi abbiamo trasformato e stiamo trasformando in progetti a favore delle associazioni culturali. Su questa base, su questi presupposti, si creano le condizioni per poter creare varie sedute di incontro con le associazioni e le fondazioni, in cui uno mette la propria disponibilità non al servizio di quelli che possono essere casi singoli e specifici, ma al servizio della generalità dei casi, in maniera tale da poter dare a queste fondazioni, a queste associazioni, quella che può essere una strada maestra, che può essere un imprinting, in maniera tale che loro possano usufruire di questo tipo di professionalità e quindi riuscire meglio a evitare di soccombere rispetto a tutti quelli che sono dei problemi. Io faccio il commercialista e quindi i miei problemi, come detto, la mia professionalità essenzialmente è concentrata sugli aspetti di carattere amministrativo e fiscale. Ma si sono rivolte a noi sia delle altre associazioni che delle compagini, dei gruppi, per poter sistematizzare dei progetti che noi cerchiamo di dare loro una veste abbastanza strutturata perché poi possono fare una richiesta agli enti pubblici. All'associazione Più con Zero, che è stata costituita appunto a febbraio, hanno aderito subito come soci fondatori 12 soggetti, eravamo in 12, quindi di cui 10 professionisti e 2 associazioni culturali. Oggi siamo 42, di cui circa 20 professionisti e 22 associazioni culturali. Per noi l'adesione a Più con Zero è stata una scelta naturale, intanto perché siamo abituati a lavorare e collaborare con altri enti, con altre persone, quindi l'idea di stare all'interno di un'associazione che permettesse lo scambio, il miglioramento dei nostri progetti, delle nostre competenze ci è parsa un'ottima occasione. I primi mesi sono mesi positivi, nel senso che stiamo continuando a conoscere nuove realtà e a continuare a rimanere aggiornati su quello che sta accadendo nel mondo culturale, associativo piemontese. Credo che sia un'esperienza che può veramente arricchire il nostro tessuto, che altrimenti, per come è fatto, quindi per moltissime piccole strutture e pochi, direi, grandi attori nel mondo dell'associazionismo culturale, rischia di diventare sempre più fragile e non reggere i tagli sostanzialmente che ci sono da parte degli enti locali e gli altri finanziatori pubblici. In realtà ci ha spinti due motivazioni, direi. La prima è quella sicuramente, come dire, di cercare di fare delle economie di scala, di mettere assieme quello che ciascuno ha o sa fare, mettere a disposizione di altri e ricevere da altri delle cose che ci possano permettere, come dire, di affrontare, le sfide sempre più importanti, le cose sempre più, interessanti che si possono fare in una situazione come questa, anche con poche risorse. L'altra è proprio quella di avere un'occasione di confrontarci con altre realtà. Corpi ha scelto di aderire a Più con Zero perché prometteva delle cose importanti. Intanto, in sintesi, si è presentato un po' come un pronto soccorso
delle associazioni culturali. E ci è piaciuto aderire a Più con Zero anche perché non si chiedeva altro che mettere a disposizione quello che si è capace di fare. Il fatto di essere, come dire, una compagine così eterogenea, perché insomma a Più con Zero hanno aderito professionisti di vari settori, consente in sostanza a noi che siamo artisti di poter fare gli artisti. Sì, l'obiettivo sarebbe quello di fare rete più che sistema forse, ma di avere una rete di associazioni che mettano in comune competenze e risorse che hanno accumulato negli anni. Ah!